Ok, ciao ragazzi, oggi vediamo la nuova modalità per recuperare un iPhone disabilitato. L'iPhone arriva a questa modalità di iPhone disabilitato perché è stato messo troppe volte il codice. Questa è la modalità per iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Faccio una premessa, ovviamente questo è di proprietà della persona che me l'ha portato. Infatti, la prima cosa che io gli ho fatto subito notare, faccio: io te lo posso recuperare, ma se tu non hai un backup, non potrai recuperare i dati che ci sono dentro. Ma soprattutto, se tu voi lo fate su un telefono trovato, il telefono trovato a un certo punto vi chiederà l'account Apple e se non lo avete, non potete recuperare il telefono. Questa è la premessa, perché ho visto che nel vecchio video arrivavano un sacco di commenti: ma io ho trovato un telefono. No, questa non funziona per quello. Questo serve per se succede a un telefono, al vostro telefono o al telefono di qualcuno che ha un account Apple. Fatta questa premessa, passiamo alla nuova modalità di recupero su iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Andiamo a spegnere il telefono. Per spegnere il telefono bisognerà fare tasto volume su, tasto volume giù e tasto accensione. Ok. Successivamente, appena il telefono si è spento, prendere aprire iTunes. Aprire iTunes col cavo, infilare appunto il cavo, secondo solo. Adesso che il telefono è spento, prendere il cavo, aprire iTunes, quindi su un computer o un Mac, come preferite, ok? E infilate il cavo e tenete schiacciato tasto volume giù e tasto accensione in contemporanea, così. Ok, ho sbagliato tasto. Adesso vediamo. Ok, il telefono è entrato in modalità di recupero. Quando il telefono entra in modalità di recupero, passiamo ai tu. Ok, a questo punto il computer vi dirà: vuoi aggiornare o ripristinare il telefono? Voi ovviamente dovrete andare su ripristina, che ripristinerà e aggiornerà il telefono in contemporanea. Quando, se il software non l'avete già scaricato, io l'ho già scaricato, vi verrà fuori in questa zona vi verrà fuori il coso che sta scaricando il software. Quindi lasciategli scaricare tutto il software dall'inizio alla fine. Quando ha finito di scaricarlo, il telefono sarà uscito dalla modalità di recupero, lo rimettete in modalità di recupero. Semplicissimo. A questo punto, come vedete, la barra sta andando avanti e aspettiamo che iTunes faccia il suo percorso. Dopo che il telefono si sta ripristinando, comunque sta scaricando il software e tutto quanto, vi spiego una cosa. Adesso vi faccio un esempio. Il software per questo telefono è da 5 giga e 7, quindi se avete una fibra ci metterà 20 minuti, un quarto d'ora come media, anche meno se avete la fibra e siete in città. Qua siamo in provincia e arriva la fibra misto rame. Ma se avete una DSL o un Eolo o un Linken, ci può mettere anche tante ore a scaricare il software. Quindi tenete presente anche questo. Potete farlo uscire il telefono dalla modalità di recupero intanto che tanto che il computer scarica il software. L'importante è che poi, quando è uscito, a quando arriverà al punto che avete scaricato il software, potete rimetterlo in modalità di recupero, come vi ho fatto vedere prima, tasto volume giù da spento, tasto volume giù e tasto accensione in contemporanea. Piccolo particolare che secondo me è molto importante, poi vi ripeto ancora, non è per i telefoni che sono stati trovati o rubati o quelle cose lì. Questa qua è la procedura per chi ha il proprio telefono, il figlio, il cugino, lo zio, l'amico, gliel'ha bloccato inserendo il codice tante volte. Come vedete, a questo punto iTunes ha fatto il suo lavoro, ha scaricato appunto il software, lo sta installando sul telefono e adesso passiamo al telefono. A questo punto iTunes sta installando il software su questo iPhone 11. Comunque ci vuole il suo tempo sta preparando il software, sta preparando l'iPhone per il ripristino e ci vuole un po' di tempo.
vedete, partita la barra di progressione. Quando questa barra sarà arrivata in fondo, iTunes ha finito il suo lavoro. Ok, eccoci qua, l'iPhone ripristinato e recuperato. A questo punto inseriremo la lingua, italiano nel nostro caso. Si è bloccata, io questo non la so. La togliamo. Non lo so, non è mio. Ok, configuro manualmente perché non devo caricare nessun backup. Metto il wifi. A questo punto si sta attivando. Quando si attiva andrà a richiedervi ovviamente l'account, vedete? L'account che era dentro esistente e la password. Quando inserirete l'account e la password, vi dirà di vi potrà, se avete un precedente backup, potete trovarvi il telefono come lo avete lasciato. Se non avete un precedente backup, niente, sarà ripristinato come se fosse un telefono nuovo. Se il telefono l'avete trovato, peggio per voi, avete fatto un lavoro per niente, perché appunto, come vi dicevo all'inizio del video, questo serve in caso il telefono sia di vostra proprietà. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale.